Test clinico lotto 44, dottor Suchong. Cliente Content Touristics. Il soggetto è un maschio bianco, tale Roland Ross. Mi sente, Mr. Ross? Sì, dottor Suchong. Molto bene. Ora le presento il lotto 44. L'abbiamo soprannominato Furore per la tendenza a... Infermiera! Infermiera, lo tenga fermo! Infermiera! Infermiera! Tutto il tuo corpo! Calma pure! Non ho mai capito che cosa ti stai facendo! Grazie! Ad Auschwitz mi mettono al lavoro su esperimenti genetici su altri ebrei. Mi chiamavano das Wunderkind, la bambina meraviglia. I nazisti non sanno parlare d'altro che di occhi azzurri e della forma della fronte. A me interessa sapere perché uno nasce forte e un altro debole. Uno intelligente e un altro stupido. Con tutto quel massacro, pensi che i nazisti fossero interessati a scoprire qualcosa di utile? Test clinico lotto 23, dottor Suchong. Cliente Fontaine Futuristics. Il lavoro sul plasmide telecinesi procede bene. Alzare oggetti a distanza non è un problema. Spostare oggetti nello spazio non è un problema. Non è possibile fermare i proiettili, ma si possono afferrare e lanciare oggetti con forza. Il problema non è il plasmide, ma il tempo di reazione. Scaglia oggetti contro i nemici. Afferra al volo le granate e falle tornare indietro.
Vai via.